avevamo bisogno di circa 3.500 euro. Erano dei soldi che non volevamo, diciamo così, tirare fuori di tasca nostra, perché fondamentalmente non li avevamo. Allora abbiamo detto come facciamo, e abbiamo provato la strada del crowdfunding e ci siamo appoggiati a una piattaforma italiana che si chiama Eppela, e abbiamo utilizzato un video in cui volevamo, che abbiamo utilizzato ovviamente per chiedere dei soldi ai perfetti sconosciuti. Alla fine di questa cosa, in meno di 3 mesi siamo riusciti a raccogliere molti più soldi di quelli che abbiamo richiesto, perché ci sono arrivati quasi 4.500 euro, quindi noi avevamo chiesto 3.500, ci è andata molto bene. Questa cosa ha suscitato abbastanza scalpore. Per noi riuscire a avere un po' di soldi tramite il crowdfunding è stato fondamentale, diciamo che è stato per noi un punto di svolta, non tanto per i soldi che ci sono arrivati, ma quanto per la presa di coscienza di quello che stava succedendo, perché di fatto abbiamo pensato, cavolo, se c'è un perfetto sconosciuto che è disposto a darci dei soldi per realizzare il nostro sogno, può darsi che questa cosa possa trasformarsi in un'impresa, non soltanto in un gioco, in un hobby. E quindi, continuando lungo questa strada, abbiamo deciso di provare a partecipare a qualche bando. Il primo bando era un bando della regione Emilia-Romagna, si chiama Spinner, il secondo era pagato da Telecom, si chiama Changemakers for Expo 2015. E li abbiamo vinti tutti e due. Grande entusiasmo, ci siamo allargati, da due che eravamo siamo diventati, prima eravamo in quattro, poi dopo siamo diventati in cinque, e all'interno di questi incubatori abbiamo avuto delle risorse dal punto di vista economico per pagare due persone che ci lavorassero a tempo pieno, diverse consulenze, tantissimi corsi, tantissimo mentoring, e adesso in modalità diverse, bene o male, ci hanno aiutato a trasformare la nostra idea, il nostro hobby, in un progetto imprenditoriale vero e proprio.